ci ha molto stupito il fatto che Alessia abbia deciso di difendere il suo ex Lino Giuliano, fatto fuori dal Grande Fratello ancora prima di entrare nella casa. Vi stupisce il fatto che Alessia, dopo la mancata partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello, abbia speso belle parole per lui sui social? Se bazzicate nel mondo dell'internet, come si suol dire in questi casi, forse la risposta che l'ex protagonista di Temptation Island ha dato in merito al suo ex, non vi avrà stupito più di tanto. Sa bene probabilmente Alessia, che con Lino Giuliano nella casa non solo lei avrebbe avuto i riflettori puntati addosso, ma forse avrebbe avuto anche un biglietto per la prima serata di Canale 5. I cattivoni raccontano che Alessia e Lino in realtà non si sarebbero mai lasciati. Ma questo è un altro capitolo, e solo loro possono sapere la verità. Sicuramente c'è un fatto: se un tuo ex è nella casa del Grande Fratello, tu continui ad avere visibilità con lui invece fuori, tutto cambia. Lui non è per niente omofobo, ve lo assicuro. La parola detta non è giustificabile, per carità. Ma si percepisce chiaramente che è stata pronunciata in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Questo il pensiero di Alessia Pascarella a proposito del suo ex fidanzato Lino Giuliano. Con queste parole ha risposto a una follower che le ha chiesto che cosa pensi della mancata partecipazione del suo ex al programma di Canale 5. Non sarà omofobo, ma sarà una persona che non sa stare al mondo, perché quel genere di commenti non si scrivono a nessuno, neppure per scherzo. Oltre a essere anche molto ingenuotto, visto che a poche ore dal suo ingresso nella casa, poteva limitarsi e invece non è stato neppure capace di farlo. Mi dispiace perché il GF è una grande occasione e un'esperienza bellissima. Anche per quelli che commentano negativamente, perché ne ho ricevuti a valanga. Loro poi sarebbero i primi ad andarci anche a piedi, ha detto la Pascale. E noi qualche eurino sul fatto che potesse essere proprio lei a prendere il posto di Lino Giuliano ce lo saremmo anche giocato, ma pare che quel posto sia stato riservato alla più piccola delle sorelle, Lecciso dunque.